L'attività dell'assessorato al, al bilancio si è svolta nei primi tre mesi, nei primi 100 giorni di attività, all'insegna soprattutto della del controllo della situazione economica del Comune e alla verifica della, del patto di stabilità, cioè alla verifica eh, sui conti pubblici appunto, del Comune eh, se permettessero, eh, se consentissero per quest'anno di restare all'interno del patto di stabilità. Eh, abbiamo verificato, nonostante alcune criticità, che la cosa è possibile, quindi siamo certi che entro la fine del 2009 eh, il nostro bilancio si chiuderà in modo mh, da rispettare appunto, le regole del, del patto. Accanto alle iniziative per quel che riguarda i conti pubblici, quindi un controllo più attento della spesa e delle, delle entrate, l'assessorato di cui ho la delega si occupa anche degli affari generali e dei servizi civici. In particolare abbiamo varato il nuovo ehm, albo degli avvocati del comune di Pavia in modo da consentire ad un maggior numero di professionisti pavesi di eh, poter essere eventualmente interpellati eh, dall'amministrazione comunale per le, per le cause che eh, appunto riguardano il comune di Pavia. Un'altra iniziativa che eh, abbiamo portato mh, avanti eh, è quella di, eh, all'interno del, del cimitero eh, monumentale è stata quella di riqualificare un certo numero di, eh, di aree destinate alla mh, dispersione delle città, ceneri, eh, perché eh, abbiamo registrato in questi ultimi anni un uh, aumento delle, delle cremazioni eh, è un argomento molto eh, così particolare ma del quale va tenuto conto mm, e quindi si sono eh, liberate delle, delle aree all'interno del, del cimitero di San Giovannino che noi abbiamo attrezzato delle aree verdi che noi abbiamo attrezzato proprio per questa cerimonia eh, se i familiari dei defunti desiderassero appunto disperdere le ceneri dei loro cari eh, all'interno del, del cimitero tutto rientra eh, in una eh, gestione eh, attenta di questo importante servizio civico, come importante servizio civico è anche quello dell'anagrafe, alla quale stiamo prestando particolare attenzione. Eh, altri, altre deleghe eh, che riguardano il mio assessorato sono quelle ai rapporti col Teatro Fraschini e con l'Istituto Musicale Vittadini. Eh, si tratta di istituzioni importanti per la nostra, per la nostra città, una delega specifica, decisa dal sindaco in, nei riguardi di queste due eh, istituzioni, compare per la prima volta eh, tra le deleghe di un assessore e io sono convinto, per l'esperienza che ho avuto in questi tre mesi, che si sia trattato di una scelta giusta del, del nostro sindaco. Sia ehm, la Fondazione Teatro Fraschini sia l'Istituto Musicale Vittadini, ripeto, sono due eh, istituzioni importanti per la nostra città che vanno seguite attentamente soprattutto per, i, per quel che riguarda eh, la, la gestione finanziaria degli enti, questi tempi sono tempi critici, eh, quindi le spese vanno, vanno sicuramente calibrate, eh, vanno anche eh, attuate delle, dei tagli e nelle spese e um, possibilmente, se si può, un aumento delle, degli, degli introiti. È una cosa che noi eh, nei, nei riguardi delle due istituzioni stiamo, stiamo facendo pur mantenendo eh, e questo eh, è evidente, io credo, a tutti i cittadini pur mantenendo la qualità degli spettacoli per quel che riguarda il Teatro Fraschini, in questo caso della stagione, della stagione del teatro, e delle prestazioni dei, dei servizi per quel che riguarda l'Istituto Vittadini che essendo un conservatorio appunto, ha dei corsi di musica aperti a chi vuole parteciparvi e che sono molto qualificati a livello di un conservatorio di una certa importanza. Ci siamo occupati anche delle biblioteche, di cui abbiamo pure la delega, la biblioteca civica Bonetta, la biblioteca per i ragazzi i Paterni Coprini, il sistema bibliotecario provinciale. Eh, sono macchine diciamo, che, funzionano, che funzionano già eh, discretamente, ma che comunque hanno sempre bisogno della nostra, della nostra attenzione. Un altro comparto importante che rientra poi nel rilancio della città sia di immagine che turistico è quello dei gemellaggi. La delega che, che io ho anche per quel che riguarda i gemellaggi della città di Pavia mi ha, eh, pone in contatto attualmente con eh, la città di Hildesheim. In Germania, che da anni eh, è eh, partner di Pavia, anzi l'anno prossimo sarà il decimo anno di gemellaggio. Ehm, ci pone in, in contatto con la città di Besançon in Francia, che è la prima, la storica città gemellata eh, con, con Pavia e di fresca, di fresca nascita è il gemellaggio con la città di Betlemme, nella quale eh, ho visitato recentemente e con la quale abbiamo in progetto di mantenere dei rapporti di cooperazione e di collaborazione che sicuramente in futuro daranno i loro frutti. Da ultimo i rapporti con l'università, l'università è un'entità una una realtà importante all'interno di Pavia fa parte della sua storia, fa parte dell'essenza stessa della nostra città. Eh, noi siamo costantemente in contatto con l'università, stiamo preparando iniziative comuni eh, in collaborazione che sicuramente ci ehm, renderanno eh, i nostri rapporti migliori e porteranno un beneficio reciproco sia all'Ateneo Pavese sia al Comune di Pavia.